Buongiorno squadra, molti di voi mi hanno chiesto di fare un tutorial, i soliti miei video corsi lunghissimi, su Equid. Equid, per chi non lo sapesse, è una piattaforma per creare store di e-commerce, ne abbiamo tante già in giro, tipo Shopify per esempio, che appunto ho avuto modo di usare recentemente con un cliente. Abbiamo fatto per un cliente un local delivery, ora appunto dopo vi spiegherò perché e appunto quali funzionalità sono in più per uno store di e-commerce di quel genere. E appunto ho avuto modo di provarla e mi è piaciuta perché ha delle funzionalità default, quindi standard, che altre piattaforme tipo Shopify per esempio non hanno, come appunto quella che vedremo dopo. Quindi non c'è bisogno di mettere delle app aggiuntive, ce l'ha proprio di default, tipo ad esempio vendere prodotti digitali, abbonamenti, il local delivery, spedizione, impostazione del checkout, tutte queste cose del genere, e queste cose appunto fanno comodo. E in più, come vedremo dopo, c'è anche in più, come vedremo dopo, la differenza, e in più, come vedremo dopo, la cosa bella è che Equid ti dà tipo il piano gratis, quindi tu ti puoi scrivere Equid gratuitamente e puoi usarlo, puoi appunto giocare con Equid, fare il tuo store per quanto tempo tu voglia, perché appunto è gratis. E poi per sbloccare certe funzionalità in più, ovviamente c'è là il piano, quello tipo di 15 euro mensili, tipo abbonare, poi quello viene dopo, cioè non c'è tipo la fretta dei 14 giorni di prova, dei 30 giorni di prova, puoi prenderti il tempo che vuoi appunto per fare il tuo store. Detto questo, ti ricordo che in descrizione c'è il link per iscriverti a Equid, un link in modo affiliato che posso tracciare, così quanti di voi appunto vedono il video e poi si iscrivono, è una piccolissima commissione che mi arriva, cioè non mi cambia la vita, vi fate un favore appunto per ringraziare se volete. E poi c'è anche in descrizione il link per iscriverti alla mia newsletter gratis, ok, la newsletter che arriva ogni settimana, è il regalo ai 50 ore tipo di corsi, tra cui il corso di Facebook Ads, sono 27 lezioni, più di 35 ore, quello di influencer marketing, tantissimi altri corsi, temi, agenti, tutto il regalo, ok? C'è il link in descrizione e noi possiamo cominciare. Quindi, possiamo cominciare, tre cose dobbiamo vedere prima. Allora, prima di tutto ho preso le foto, io ho delle foto già preparate, i tre prodotti, non metterò ovviamente tipo 10, 15, 20 prodotti perché sennò staremo qui troppo tempo, e nemmeno un prodotto, perché con un prodotto magari è troppo poco per lo store, quindi non rende quanto è bello lo store con un solo prodotto. Ne ho messi tre, sono delle cuffiette, delle custodie per le cuffiette, per le AirPods, una borraccia e uno zaino in pelle. La cosa bella, e questo lo vedremo dopo, non è tanto la cosa più importante di uno store, non è tanto appunto, oltre alla piattaforma, sì, sono importanti le piattaforme, sono importanti le app, sono importanti l'integrazione e così via, ma quello che è importante nel lato grafico, la cosa più importante appunto sono le foto. Le foto sono in grado di rendere, di stravolgere uno store e rendere uno store mediocre, brutto e trasformarlo in uno store invece bello. Le foto sono essenziali dei prodotti. Possibilmente la cosa migliore che puoi fare, l'abbiamo detto 100.000 volte, è quella di creare delle foto tue originali, piuttosto che prendere quelle di AliExpress o su Amazon o online. Perché molto spesso le foto sono ad esempio bianche, senza ombre, senza nulla. Questa di qua invece è una foto fatta appunto su un tavolo in casa, ok? Non fatta al computer, ok? L'ombra magari è un pochettino finta, però è molto più bella rispetto alle classiche foto bianche. Questa di qua, già una foto del genere, si vede il logo, si vede appunto com'è aperta, ok, in questo modo, sono molto molto più belle rispetto appunto a una semplice foto. Un'altra cosa estremamente importante, se tu vendi dei prodotti, esempio non so, delle AirPods, una borraccia, non fai la classica foto, quella bianca, questa la puoi fare pure come foto iniziale, ma è estremamente importante mettere altre foto in cui tu fai vedere l'utilizzo di quel prodotto nel mondo reale, quindi la borraccia in mano, oppure ancora meglio che qui non c'è la borraccia tipo mentre bevi, ok, quindi una persona mentre beve, in questo modo, ok, molto bella, ok. Una cosa è una borraccia, una cosa è questa foto, una cosa invece è una questa foto, cioè sono due cose completamente diverse. Questa cosa non ci vuole nulla a farlo, metti a casa, lo metti su, appunto, sistemi un pochettino lo sfondo, una luce qui, una luce davanti, un tavolino e fai la foto, anche con l'iPhone, ok? Gli iPhone, i telefoni, comunque, gli ultimi telefoni, le ultime generazioni fanno foto davvero spaziali. Stessa cosa lo zaino, ok? Qui c'è un'altra foto per lo zaino, quindi l'importante sono le foto e ti farò vedere appunto come con un tema semplicissimo alla fine si può fare tutto quello che vuoi, basta che ci siano le foto belle. L'altra cosa, c'è questo store, ULX Store, appunto, dove ho preso io le foto, l'ho presa da qua. Questo store è proprietario di uno youtuber, io lo seguo su YouTube, appunto spiega, lui fa vedere molto spesso l'insight, la crescita che ha avuto questo store e li fa super giù. Nel 2020 ha fatto
poco più di 1.200.000 euro in un anno, nel 2020. Quindi, ed è uno store semplicissimo, ok? Non c'è nulla, cioè non c'è un tipo è fatto con Shopify, non c'è un tipo design particolari. È semplicissimo, è uno store del genere con AdQuid si può fare tranquillamente, appunto noi cercheremo di imitare questo store e fare qualcosa di simile poi. Soprattutto oltre alla home page, perché questa home page è tutto prodotto, cercheremo di imitare la pagina prodotto stessa, quindi la pagina prodotto appunto cercheremo di metterla, di farla come questa, con le recensioni, prodotto e così via, e ti farò vedere che è estremamente semplice appunto a quello che verrà con AdQuid. Siamo sempre lì. Come descrizione prenderò questa, non mi metterò a scrivere descrizioni, onestamente perché non mi va, ovviamente. Quindi farò copia e incolla da questo store, infatti lo terremo qui. E un'ultima cosa, AdQuid, allora c'è il link in descrizione per iscriverti a AdQuid, c'è il link in descrizione, ti puoi iscriverci, clicchi un link affiliato, io ricevo una piccola commissione, non mi ricordo in quanto qua, tu non paghi nulla, in pratica serve solamente per affiliate marketing ragazzi, serve per fare supporto del canale se vuoi, se no niente, appunto ci vuoi esternamente. E di più io lo uso per vedere quanti di voi appunto che guardano questo video appunto poi entrano su AdQuid e si iscrivono. Costa, c'è la versione gratis ed è grandiosa questa cosa su AdQuid, molti di voi appunto la preferiscono, compreso me, perché rispetto a Shopify ha la prova di 14 giorni per esempio, ok? E molto spesso tipo chi ha poco budget o chi all'inizio tipo si sbriga perché non vorrebbe pagare tipo il primo mese su Shopify, quindi si fanno tutte cose di premura. Su AdQuid questa cosa appunto non c'è. Tu ti iscrivi, crei lo store, lanci lo store, poi se vuoi funzionalità in più, quindi delle cose, delle features in più per far crescere meglio il tuo store, fai appunto l'upgrade a 15 euro al mese. Ma l'ideale, la cosa è che tu puoi cominciare a vendere già con appunto il piano gratis, tutto qua poi c'è tutte le cose, va bene? Quindi noi appunto saremo il piano gratis, c'è il link in descrizione e possiamo iscriverci. Faccio tutto l'accesso, tutto ora, senza nessun problema. Io vi faccio vedere tutti i passaggi uno dopo l'altro, ok? Perché voi dovete vedere alla fine quanto è noioso molto spesso e quanto è lungo il vero procedimento nel creare appunto uno store, un e-commerce. Perché io potrei mettermi, lo dico sempre, potrei mettere e tagliarmi tutti i pezzi noiosi, però poi alla fine vi rendete conto nella vita reale che non è così. Mettiamo di Cristinas, tipo stile americano. Italia, euro, avanti. Città Cefalù, ok, quando siete a Cefalù in vacanza mi potete venire a trovare, in provincia di Palermo, 90015, avanti. Stai già vendendo, dando un'occhiata, dov'è? Elettronica computer, no, avanti. Hai un sito web? No. Ok, di Cristina. Termina e passa a dashboard. Oddio, faccio vedere la dashboard. Ovviamente gli dassi tipo sempre il link, il dominio, quello appunto tipo di cristina.company.site, ok? Così qua dashboard di AdQuid, molto diverso rispetto a quello di Shopify. E per altri versi appunto di farò vedere le cose che su Shopify ad esempio non ci sono, che mi sono piaciute tantissimo, tipo gli abbonamenti oppure i prodotti digitali. Qua te li dà appunto di default. E invece con Shopify devi installare delle app, quindi per alcuni versi appunto mi piace questa cosa di AdQuid perché ci sono delle funzionalità già di default, non devi installare nessuna app. La prima cosa ovviamente da fare è fare personalizzare il profilo, tipo. Allora qui c'è l'aiuto ovviamente. L'aiuto, l'assistenza però ce l'hai solamente via email. Poi se tu fai l'upgrade avrai l'assistenza anche via telefono. Non mi ricordo come c'è l'assistenza nel piano appunto upgrade, nel piano quello di 15 euro. Comunque ci sono il mio profilo, poi dobbiamo mettere un pochettino fatturazione, team del negozio, se vuoi aggiungere il team ovviamente è una funzionalità appunto pro, tu vedrai dove c'è questo simbolo vuol dire che appunto devi fare l'upgrade per fare questa funzionalità. Qui devi passarti un pochettino il tempo appunto a dobbiamo passare il tempo per le sistemare le impostazioni. Poi applicazioni, c'è il mercato delle applicazioni che sarebbe appunto il marketplace, dopo metteremo appunto le recensioni,
c'è Spocket, che appunto sono quelli che fanno dropshipping, All Side to Be. Ci sono comunque molte app, mai tantissime app, comunque moltissime tipo software, hanno sia le integrazioni per Shopify, sia per WordPress, sia per WooCommerce, scusami, e per Equid o per BigCommerce, cioè fanno le integrazioni per tutti. Quindi molte app o software che sono appunto integrate con Shopify sono anche per Equid e poi qua le mie applicazioni. Impostazioni, qua devi passarti un pochettino il tempo, nome dell'azienda, li possiamo mettere di Cristina Matteo, ok, e strada, li metti la strada, metto appunto dove abito, io numero di telefono, li metti il numero, profili social, e poi qua puoi mettere o chiudi, puoi chiudere il negozio momentaneamente per manutenzione, se appunto devi fare, in futuro devi fare, non so, come si chiama, devi fare modifiche e così via. Poi tasse automatico, qua sarebbe appunto Equid calcola liquido sul tuo conto a seconda di dove si trovano il tuo negozio e il tuo cliente. In Italia le tasse sono sempre incluse nel prezzo, in America no. Ad esempio, se negli Stati Uniti tu hai uno store di e-commerce o anche un negozio fisico, fai tipo 10 euro, arrivi al checkout e poi tipo 10 euro più tipo il 20%, quello che è. Invece in Italia non si fa, quindi devi metterlo appunto già incluso. E qua appunto devi lasciare appunto automatico. Impostazioni, i prezzi in sede includono le tasse, ovviamente questo lo lasci. Fatture fiscali abilitato, nel senso che poi dopo metteremo appunto che se una fattura fiscale è un documento legale e contiene informazioni come la descrizione dei prodotti. Cioè in pratica c'è il checkout, nel checkout puoi metterci appunto l'icona per la spunta per richiedere la fattura se tu vendi appunto all'azienda, ovviamente. Poi legale, qui appunto vediamo, queste di qua sono le pagine politiche legali, ok? Tu puoi farle, che spunteranno nel footer. Per fare queste pagine legali, che sono obbligatorie per legge, puoi mettere appunto, puoi usare appunto, per farle, puoi andare su Ubanda, se tu clicchi su, in descrizione nel video c'è un link, c'è tipo una cosa, i miei tools preferiti, i miei strumenti, le mie app per la produttività, comunque qualcosa del genere. Ci clicchi, tra queste appunto c'è nella sezione finanza Ubanda, c'è un codice sconto appunto di Ubanda, lo puoi usare appunto, ricevi uno sconto del 10-15%. Comunque se ti iscrivi appunto c'è un codice sconto. Ubanda serve appunto per il banner, per creare il banner, quello che spunta qua dei cookie, accettarlo, lo fai con Ubanda, e le pagine legali. Tu paghi annualmente, costano tipo 90 euro annualmente, 100 euro annualmente o cose del genere, il piano ultra, o mensilmente puoi pagare, ti fa creare appunto le privacy policy, cookie policy e termini e condizioni. Sono queste appunto le tre pagine legali obbligatorie, più appunto la cookie solution, che sarebbe il cookie, quello per accettare i cookie. Fai l'account, dopodiché crei le pagine, si aggiornano e si creano automatico, non le devi scrivere tu. Prendi il link, vai qua e metti aggiungi pagine, dopodiché prendi il codice, quello di su Ubanda, ci sono tantissimi comunque tutorial su Ubanda, ti spiegano anche loro come fare, vai su HTML e lì metti il codice che tu prendi su Ubanda, dopodiché appunto vai qui e metti salva, si salva in automatico, ok? Devi fare solamente questo e lo fai con tutti, lo fai con i termini e condizioni, informazioni sulla privacy, le privacy policy e informazioni poi di legali, ok? Sarebbe appunto tipo cookie policy, puoi mettere qualcosa del genere. Qua devi fare lo stesso. I termini di revoca, quindi i termini di reso e rimborsi, devi scriverle tu manualmente. Può essere qualcosa di molto semplice, l'importante è che appunto tu li scrivi con appunto i tuoi termini di reso e soprattutto il procedimento, come possono fare per contattarti e così via. È lo stesso devi fare con le informazioni di spesa, di spedizione e pagamento. Devi scrivere appunto qui molto semplicemente in italiano, devi scrivere appunto, non devi pagare avvocati per fare questo. Scrivi quali sono appunto i tassi di spedizione, quanto ci state, appunto come funziona e così via. Cioè cose molto semplici che però sono appunto legali per legge. E poi andiamo su notifiche. Beh, qua ci sono le notifiche e conferma d'ordine. Tu quando un cliente, queste qua sono quelle relative al cliente, quando un cliente appunto conferma un ordine gli arriva un'email, per esempio lo stesso, lo solo dell'ordine, ordine spedito, ordine pronto e così via.
ordini appunto digitale, che sarebbe appunto, si chiamano i downloads qua. Puoi modificarle, puoi disattivare, ad esempio qua la conferma d'ordine la puoi modificare tu, ovviamente, però è un po' tutto codice. Queste di qua vanno bene, ok? Non c'è bisogno di fare qualcosa del genere. La cosa interessante è che tu puoi stopparle tutte e crearle con un software a parte che si integra con Equid, tipo, non so, c'è Klaviyo, per esempio, c'è Klaviyo. Klaviyo, un software di email marketing, si connette a Equid e queste email le prendi direttamente con Klaviyo, le mandi direttamente con Klaviyo, automatizzi il tutto con Klaviyo e poi puoi fare anche campagne di newsletter e così via. Spetta a te, inizialmente, se tu non sai usare Klaviyo, io potresti fare del genere, ma se vuoi fare le cose per bene, quando io tipo lancio uno store di e-commerce e faccio le cose per bene, Klaviyo lo metto subito, costa tipo 30 euro al mese per iniziare, però appunto è importantissimo l'email marketing, l'abbiamo detto 100.000 volte. Poi qua appunto sono... allega gli ordini in formato stampabile all'email, le persone possono stamparle, questa cosa la puoi mettere, alla fine comunque mettiamo, abilitiamo, ok? Nome del mittente, possiamo modificare, il logo, ok? Il logo, il tuo logo lo puoi mettere qua, e poi appunto per levare tipo sviluppato da Equid di fare l'aggiornamento. Queste di qua invece sono appunto quelle che arrivano a te all'admin, nuovo ordine, nome, cioè così, e poi queste cose. Comunque non sto qui a spiegarti tutte queste cose. Ordine stampabile, appunto la fattura, se richiedono la fattura, cosa che possono fare specialmente nel checkout, se mettono il coso, arriva in automatico, tu appunto puoi mettere un suo titolo di... Ah no, qua giusto, fatture, è la... è questa che bisogna cambiarlo, ID fiscale, li metti a tua partita IVA, obbligatoria, dettagli aziendali, questo di qua lo puoi fare, e poi appunto basta, il logo puoi mettere pure, il logo non è comunque necessario. Detto questo, questa è la fattura, appunto il template della fattura, gruppi clienti, questo niente, no scusami, tipo di prodotto, questo niente, filtri di prodotto, questo niente, modifiche scritte nel negozio, questi qua sono le scritte, se tu vuoi modificare qualche scritta, tipo non so, a posto di shopping bag in inglese ci metterei cart, a posto di il tuo carrello gli metti solamente carrello e così via, lo puoi fare, ti passare un pochettino il tempo, comunque quello di default vanno bene. Ok, spedizione in ritiro personale, questo di qua dobbiamo settare i tassi, spedizioni, i tempi e i corrieri. Puoi farlo in tre modi e questa cosa io la amo personalmente di Equid, perché su Shopify non c'è, è un casino farlo. Il ritiro improprio, quindi i clienti possono comprare sul tuo store e possono ritirare il negozio. È utilissimo se tipo tu fai appunto un negozio fisico, per esempio, lo puoi fare, è bellissimo. Questa cosa su Shopify è difficilissima, c'è un'app, cose impossibili, ok? E la spedizione locale, ok? Puoi spedire localmente, puoi escludere appunto città, puoi escludere posti e così via, cosa che su Shopify appunto è difficilissimo, molto spesso non si può fare per queste cose del checkout. Spedizione locale è bellissima se tu appunto hai, non so, un delivery, un ristorante e così via. Su Equid queste cose sono appunto, vanno fortissimo. Io recentemente ho fatto appunto, per questo ti dico, un cliente che era appunto uno store fisico che vendeva anche localmente, e lei abbiamo appunto settato un delivery su Equid, perché fare una cosa del genere su Shopify è un casino, farlo su Equid è semplicissimo. Quindi su questo tipo di prodotti, specialmente Equid vince mani basse. E poi la spedizione, in questo caso faccio finta che appunto sia uno store di e-commerce classico, queste due le potete vedere tu in futuro, noi mettiamo appunto spedizioni classiche. Ci sono già i corrieri preimpostati, se tu, mettiamo caso GLS, se non c'è OPS appunto metti qua OPS, in genere comunque o GLS o posta, questi di qua. Postazione GLS, puoi mettere diverse tariffe, spedizione gratuita, lo faremo noi, spedizione gratuita per ordini sopra i 30 euro, oppure appunto puoi cambiarlo, tariffa fissa su tutti gli ordini o tariffe personalizzate, in base appunto al prezzo o al peso. Noi mettiamo spedizione gratuita, quello che di solito faccio sempre io, mettiamo spedizione gratuita 2-5 giorni, ok? L'ideale appunto sarebbe anche creare una spedizione express a pagamento, lo facciamo pure. Aggiungi le iscrizioni per i clienti, non c'è bisogno. Imposta regione di spedizione, li mettiamo appunto tutte per la consegna oppure solamente Italia. Questo di qua, diciamo, è l'ideale appunto per la consegna locale, ovviamente, per il delivery consegna locale, di mettere appunto questo di qua. Salve, finisci. Dopodiché, ok, descrizione per i clienti, questo a posto. Tale ordine minimo 20. E poi
dobbiamo mettere un'altra, però questa volta è sempre con GLS. Ok, li mettiamo tariffa fissa. Ok, spedizione express. 1, 2 giorni. Sempre con GLS abbiamo messo. E quanto li mettiamo? Li mettiamo come Amazon 3. Anche se comunque non costerà mai a te tipo 3,99. Comunque, salve e finisci. Ok. Perfetto. E abbiamo quindi due meta di spedizione, uno standard appunto e uno express. Perfetto. Poi, questo l'abbiamo fatto. Sorgente, spedizione, costo egizio. Comunque, qua puoi mettere tutti appunto i costi e così via. Pagamento. Ok, allora. Poi, qua c'è Stripe. Cosa che appunto molti preferiscono. Su Shopify c'è Shopify Payments. Stripe non c'è più, un casino. Qua c'è Stripe. Quindi puoi collegare Stripe. Crei un account su Stripe. Importantissimo. Vai su stripe.com. Crei l'account. Quindi Stripe. Crea l'account, metti tutte le informazioni aziendali, se ti chiedono appunto carta d'identità verificheranno appunto tua identità, certificato di attribuzione partita IVA, info, tutte cose devi mettere perché sono ti bannano. Crea l'account e poi vieni qua e lo connetti, semplicissimo. Dopodiché PayPal, ti servirà anche appunto l'account PayPal, PayPal Business ovviamente, vai su PayPal Business, crea l'account. Diverso da quello che appunto è il tuo conto PayPal normale, ovviamente. Ugualmente qui metti tutte le informazioni, fai tutto quello che devi fare. Dopodiché, qua mettiamo temporaneamente se ce lo fa fare. Dopodiché, appunto, setti tutto. Dopo che fanno tutte le varie verifiche, vai qui appunto e connetti PayPal. Dopodiché ci sono anche i metodi di pagamento manuali che puoi impostare, come appunto i contanti alla consegna, questo appunto per i business locali, bonifico bancario, fattura, ordine, acquisto e controlli. E contanti alla consegna sarebbe contrassegno, scusa. Ok, sono diverse cose che puoi fare, oppure bonifici e così via. Contrassegno, io come ti faccio vedere come si fa il contrassegno. Pagamento in contrassegno. Ok. Questo di qua mettiamo salvo, potresti mettere anche la descrizione, però non la mettiamo. Pagamento in contrassegno. Ok. E poi ci sono altri modi, comunque questo di qua vanno bene, tipo c'è Payoneer, Afterpay, comunque come in tutti. Va bene? Poi, qua dovevo vedere in Italia, ci sono anche bonifici bancari in tempo reale, li potresti mettere, però in genere non si mettono mai. Tipo Satispay non c'è, forse c'è pure Satispay, non mi ricordo. Penso di no. C'è Nexi per esempio, potresti darci un'occhiata e sistemarli. C'è Klarna, c'è Crypto.com, c'è un macello di cose, c'è, comunque c'è Klarna via Stripe appunto per i pagamenti dilatati e così via. Li puoi mettere, se li puoi mettere, sono comunque gratis, quindi ti puoi passare il tempo in questo modo. Perfetto, poi aspetto. Modifica l'aspetto del tuo negozio. E qua ovviamente poi c'è la parte, questo di comunque è una parte molto veloce. Poi c'è appunto su dov'è? Sul sito web c'è il design appunto molto più dettagliato. Qua puoi lasciarci tutto com'è. Il formato delle immagini quadrato, perché noi appunto ce l'abbiamo quadrate, le lasciamo in questo modo. Poi c'entra contenuto, questo lo possiamo mettere così. Non mette perché guarda, c'è tipo cornice e scheda prodotto, la potresti mettere pure, ma già sono cose superflue. Nome prodotto, mettiamo visualizzare, prezzo del prodotto visualizza, prodotto in code visualizzare, pulsante acquisto ora, potremmo metterlo ad esempio, ok, questo adesso, però in genere non si compra mai tipo così, prima si ci clicca poi si mette nel carrello, quindi lo puoi anche levare perché non serve a nulla. Immagini prodotto aggiunti, comunque lascia tutto così perché comunque così già va bene. Poi layout della pagina del prodotto, due colonne, tre colonne, la descrizione del prodotto è sotto l'immagine, ti faccio vedere, in questo modo, brutta, noi la vogliamo appunto come quello di prima, quindi in questo modo, ti faccio vedere, dobbiamo imitare quello che appunto abbiamo nel qua, ovvero questo, così va benissimo. Thumbnails barra laterale, noi li leviamo solamente i pulsanti di condivisione perché non servono a nulla, li leviamo appunto etichetta, numero di oggetti in magazzino, li puoi lasciare, ok, oppure lo puoi levare, disponibile, li mettiamo in base appunto a quello che devi fare ovviamente. Nome del prodotto, dettagli del prodotto vorrei levare io, dove sono?
dettagli del prodotto, questi di qua, ah no, quelli sono nella descrizione, vero, non mi ricordavo, perfetto. Qua puoi giocarci un pochettino, comunque quello che abbiamo fatto già così preimpostato è, va benissimo, ok? Poi canale di vendita, questo di qua su Instagram ti serve l'upgrade, per Facebook ti serve l'upgrade, Google Shopping è gratis, puoi settarlo. Google Shopping sarebbe tipo questo, Nike Shoes. Ti faccio vedere, ma non è questo di qua, Google Shopping, ok? In realtà non è obbligatorio inizialmente. eBay, faccio anche l'integrazione diretta con eBay e con Amazon, ancora meglio, però gli serve appunto l'upgrade. Dispositivo mobile per appunto vedere l'app di Equid, vedere appunto gli ordini, tipo l'app di Shopify, stessa cosa. TikTok, c'è integrazione per TikTok, anche qui è per, come si chiama, per... non mi ricordo, per il piano quello di 15 euro. Sito web, panoramica, resoconti, marketing, catalogo e così via. Dobbiamo mettere noi, come si chiama? Dobbiamo mettere il catalogo prima di tutto. Oppure prima che dobbiamo fare, sito web lo vediamo alla fine. Panoramica lo vediamo appunto dopo che si vede questo alla fine. Resoconti, questo di qua cos'è? Ah, marketing, ok. Ti faccio vedere un pochettino il marketing. Anche qui ci sono le mail, quella dei carrelli abbandonati. Ok, visualizza carrelli, puoi vedere tu. Ovviamente qua c'è per il piano business. Poi c'è promuovere le vendite con i buoni sconto, crea coupon, oppure offrire sconti, li puoi creare gli sconti pure qua. I clienti, questi di qua in pratica sono i clienti in abbonamento, cosa che su Shopify non si deve, devi avere appunto un'app pagamento, devi pagare un'app esterna, non lo puoi fare di default. La newsletter, questa di qua la puoi fare sia su appunto Equid, quindi mail marketing via newsletter, sia con Klaviyo, un software a parte. Con le mail automatizzate, queste di qua le puoi fare, codici sconto li puoi inviare, li puoi fare sempre qui oppure esternamente. E poi questa cosa appunto Google Analytics. Come vedi ci sono tantissime cose che sono native appunto di Facebook, di Equid, non ci vogliono appunto applicazioni esterne. Buoni sconto, qua appunto li puoi creare. Sconti automatici, newsletter, appunto le puoi fare, e email automatizzate le puoi fare pure. Vendite, pannello, dobbiamo aggiungere ora i prodotti, ci passiamo il tempo, qui ci sono già i prodotti, lì possiamo cancellare tutti, elimina tutti i prodotti campione, io nel frattempo bevo. Nuovo prodotto, cominciamo con le cuffie. Gli mettiamo questo nome, facciamo tutto copia e incolla per andare più veloce, non è questo il problema. Peso, li mettiamo, non so, vabbè dai, compreso 300 grammi, quanto possono pesare? No, in chili, quindi 0,3. Ok, descrizione, li mettiamo tutta questa, ovviamente. È giusto? Poi vediamo dopo se è giusto comunque. Ok, e le immagini, quindi store 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 immagini, prezzo, questo quant'è? 49 dollari, li mettiamo 34,99, 34,99, i prezzi di solito si mettono sempre così, tipo 34,99, 49,99 e così via. Le opzioni del prezzo, queste di qua sono tutte appunto a pagamento. Perfetto. Attributi, questo di qua no. Opzioni, in questo caso dobbiamo metterci il colore, ovviamente. Quindi nuova opzione, titolo, colore, pulsante A, menu a tendine, pulsante a scelta singola, qual era? Non mi ricordo. Comunque mettiamo menu a tendine oppure colore, vediamo se c'è. Menu a tendine li mettiamo. Nuova selezione, appunto, c'è nero, bianco e arancione. Perfetto, lo salviamo. Ok. Dopodiché appunto mettiamo files. Questo di qua è per i prodotti digitali. Puoi vendere appunto i prodotti digitali, che sono quelli tipo file e così via, file zip. Questo il prodotto richiede spedizione o ritiro. Dopodiché tasse, la SEO. Qui sarebbe tipo, non so, il meta tag si chiama, meta description, e appunto il titolo, questo di qua è la pagina. Non sono importantissimi inizialmente, però appunto servono per indirizzare appunto tutte le cose e poi iniziare anche senza, non è questo il problema. Prodotti collerati,
poi dopo questo di qua lo facciamo dopo. I prodotti suggeriti sarebbe questo. Salva. Quindi se andiamo, ci diamo un'occhiata, per esempio, ora. Vediamo. Di Cristina qui. Si dovrebbe spuntare uno store molto brutto che ancora dobbiamo sistemare. Ok, è il nostro prodotto. A noi ci interessa però la pagina prodotto. Cioè vogliamo renderla più simile a questa possibile. Ok, quindi molto simile. C'è il prezzo. Ok, le recensioni dobbiamo metterle ancora. C'è il colore, c'è il carré, c'è appunto il bottone e poi ci sono tutte le foto. Dopodiché dobbiamo aggiungere gli altri due prodotti. Carica immagini. No, scusami. Prima dobbiamo fare una cosa del genere. Andiamo indietro. Dobbiamo prendere la borraccia. Ok, borraccia. Copio il titolo. Qua gli mettiamo, non so, 0,5 kg perché sono un pochettino più grande. Immagini 1, 2, 3, 4, 5. No, sono 4 immagini. E poi di nuovo qua. Allora, per le recensioni, per le descrizioni, ok, questi di qua sono prodotti estremamente semplici. Cioè non c'è nulla da spiegare alla fine in questi prodotti, perché sono semplicissimi. Cioè cosa c'è da spiegare? Non è che tu puoi fare un copy in questo caso complicato in cui tu appunto spieghi i benefici della bottiglia in metallo, perché non c'è nulla. È come se spiegare una magliettina. Cosa devi spiegare nella magliettina? Non c'è nulla. Quindi appunto ci sono prodotti più difficili da spiegare, ovviamente, mentre ci sono prodotti come, non so, borracce, magliettine, felpe, cuffiette, come appunto abbiamo visto prima, custodie e così via, che sono semplicissime, cioè non c'è nulla da spiegare. Puoi mettere semplicemente una descrizione semplicissima come quella abbiamo messo noi, quindi molto semplice. Puoi metterci il peso, la grandezza, il materiale e poi basta, è finita lì, ok? I prodotti suggeriti li mettiamo dopo. Salva. Quindi questa cosa del copy è importante. Molto spesso si tende sempre, tipo chi dice ah, copywriter, tendi sempre a scrivere di più, quando in realtà devi capire quando c'è bisogno di scrivere di più oppure no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e 9. Apri. Prendiamo lo zaino. Anche qui per lo zaino il copy sarà abbastanza semplice, ti faccio vedere. Infatti il copy non c'è nulla da scrivere alla fine qua. Ok, molto semplice. Le misure, appunto, qualcosa di semplice qua che ti puoi tradurre. A me però non va. Descrizione. Poi ci farò comunque il corso completo sul copyright. Non vi preoccupate, arriva tutto piano piano. Il nome. Ah, qua hanno messo foto nuove. Ecco, non me ne ero accorto perché ho preso. Allora hanno messo tipo ieri. Queste di qua. Ti faccio un esempio, appunto, foto con addosso un modello, qualcuno, non si vede nemmeno la faccia, puoi essere anche tu, che te ne frega. Ti fai una foto appunto con lo zaino addosso, da solo, ti fai, prendi tipo un treppiede, ne vai fuori, tipo in qualche parco, fuori casa, in un giardino e ti fai delle foto da solo. Meglio di avere le foto appunto classiche di AliExpress, perché appunto questi qua sono le foto vecchie, non ce ne sono più. Nome, vediamo se ce la fa fare, appunto, sì. Peso, li mettiamo, non so, un chilo, quanto può pesare uno zaino, non lo so. Poi comunque il prezzo non sono come si chiama? Il peso non è obbligatorio. Li mettiamo 149,99 euro. Oppure 149 euro li mettiamo qui. E basta. Poi. Andiamo su attributi, opzioni. Che opzioni ci sono? Non ci sono opzioni. File, spedizione, ritiro, tasse, CEO. Prodotti colorati, ecco, assegna i prodotti 1 e 2, quindi i prodotti suggeriti qua li mettiamo questi due, mettiamo salva, poi andiamo su prodotti, andiamo nella borraccia, prodotti colorati, mettiamo lo zaino e le AirPods, aggiungi i prodotti, ah non l'ho fatto in quelli prima, porca miseria, dobbiamo riandare qui perché non ho messo su aggiungi i prodotti. No, forse l'ho messo, scherzavo. Prodotti e poi nelle cuffie, nelle custodie delle cuffie, assegni i prodotti 1, 2. Salva. Perfetto, prodotti fatti, diamo un'occhiata. Qua possiamo levare.
i prodotti li abbiamo messi, ora dobbiamo solamente appunto fare il sito, gestire, disegnare il sito un pochettino migliore, i prezzi, c'è tutto qui, prodotti colorati e così via, perfetto, qua l'abbiamo fatto. Ora andiamo su, dobbiamo fare il sito, ci sarebbero anche le categorie prima, in realtà le categorie in questo caso non servono, quindi sarebbero le collezioni o categorie, chiamale come vuoi. Ti faccio un esempio, se tipo qua noi abbiamo tipo tanti prodotti, non so, ci sono i prodotti in pelle, i prodotti in metallo, i prodotti, non so, gli accessori per gli uffici e così via, tu puoi fare le collezioni, quindi collezione prodotti in pelle, collezione prodotti in metallo e così via, e aggiungere tutti i rispettivi prodotti appunto alla collezione e così via. Puoi fare, in questo caso non abbiamo modo di farlo, quindi ti faccio vedere direttamente come appunto gestire il design del sito. Allora, qui partiamo dal basso, qua c'è meta tag, sarebbe appunto quelli che abbiamo visto prima, sarebbe nella SEO, ti faccio vedere, ti scelgo Matteo di Cristina, ti faccio vedere il mio sito, un secondo per spiegarti un pochettino le basi proprio della SEO, ok? Questo di qua, Matteo di Cristina, iscrive la newsletter, si chiama meta title, quindi meta titolo, questo di qua si chiama invece meta description, quindi descrizione meta e così via. Questo di qua, mattodicristina.it, è il dominio, ok? Come dominio noi però abbiamo dicristina.company.site, lo compri, in questo caso dovresti comprare tipo, non so, mattodicristina.it oppure dicristinas.com, comprarlo, per comprare devi andare su Google Domains, si chiama Google Domains, vai qui, entri con il tuo account Google e ti compri un bel dominio, ok, non qua, e ti compri un bel dominio, costano 12 euro l'anno, quindi nulla, e ti crei anche sempre su Google Domains un'email professionale con Google Workspace, costano 5,20 euro e sarebbe tipo l'email info@dicristinas.com, che ti serve, vai qui e te lo compri, non mi stanno pagando, semplicemente il migliore. Mappa del sito si fa con Google Search Console, un pochettino cose un pochettino più avanzate. Indirizzo sito, quindi sarebbe il dominio, lo puoi cambiare ovviamente, e li metti appunto, utilizza il nome del tuo dominio, quindi non so, dicristinas.com. Però devi appunto fare l'aggiornamento al piano superiore per appunto questa funzionalità, perché a pagamento, ok? Aspetto del sito, lo facciamo, lo vediamo ora. È contenuto del sito, mettiamo su modifica sito, qua lo possiamo levare, andiamo sull'editor, estremamente semplice l'editor, ok, prima di tutto dobbiamo prendere un tema, i temi, qua non c'è un tema specifico, c'è le sezioni, ok, delle sezioni già fatte, ti faccio vedere, dobbiamo andare su qua, su aggiungi blocco, mettiamo caso dobbiamo fare l'hero, quindi l'hero sarebbe questa la parte iniziale, si chiama Hero Section, Leather anzi si chiama in inglese. Dobbiamo appunto sceglierne uno più bello e nuovo. Ci sono diversi aspetti, questo è molto bello, sempre personalmente, questo è pure molto bello. Scegliamo questo di qua, è quello che mi ispira di più. Pubblica, ok? Questo di qua è diventato appunto il nostro nuovo sito. Poi quello che dobbiamo fare però appunto andare su... Ok, dobbiamo levare questo in poche parole, quindi andiamo qui su copertina, no, su copertina e lo eliminiamo, ok, quindi questo di qua è il nostro sito. Quello che dobbiamo fare invece è andare su modifica, qui dobbiamo andare su intestazione che sarebbe appunto il menu, dobbiamo mettere il logo, immagine, cambia immagine, li mettiamo tipo non so, vediamo se riesco a prendere un mio logo. Questo di qua li possiamo mettere, perfetto, ok, telefono, email, telefono lo potresti levare, allora se puoi metterlo, puoi lasciarlo, puoi fare quello che vuoi ovviamente, non lo leviamo in questo caso perché so che la maggior parte di voi non lo lascerà il telefono. Ma in navigazione puoi mettere home page, negozio, li mettiamo catalogo, ok. Informazioni li possiamo mettere FAQ oppure informazioni, per metterli quello che mettiamo, le informazioni, dai, sempre FAQ, informazioni, lasciamoci informazioni e poi contattaci, lo possiamo lasciare, poi mettere anche una voce nuova, però per secondo me così va benissimo. Mostra intestazione, puoi anche levare, però in genere si lascia sempre ovviamente.
E poi il design, come sfondo gli mettiamo un nero pece, ok, così tipo non si vede qui. E poi icona di ricerca, questa di qua la possiamo levare perché non ci serve. E icona del carrello ovviamente la lasciamo, ok? Pubblica. Se noi ora vediamo qui, prima era così, ovviamente l'aggiorniamo. E ora è così, già sta prendendo una forma un pochettino più bella, ok? Quindi andiamo, ritorniamo di nuovo qui. Quello che vogliamo fare è levare, io voglio levare queste e metterci attenti i prodotti in primo piano. Quindi quello che dobbiamo fare, vado su impostazione, riordina blocchi, prodotti in primo piano e la metto qui sopra. Ok? Quindi ci sono i prodotti subito in primo piano. Poi questa parte del genere la voglio levare, quindi vado indietro, copertina, le elimino perché non serve a nulla. E poi contattaci, la lascio, vabbè, contattaci non la levo perché alla fine piedi pagina sarebbe il footer, scusami. Questo sarebbe il footer, ok? Li possiamo mettere, li devi mettere a partita IVA, quindi li metti. Scusami, com'è? Li devi mettere, e qua ce l'ho nel mio sito, ti faccio vedere una cosa nel mio sito perché lo prendo direttamente al mio sito, per esempio. Ok, qui, perfetto, questo. Vado qui, ripristiniamo a partita IVA. Così via. Se è un SRL devi mettere anche il, come si chiama? L'indirizzo. Qua c'è, no, vabbè, lo lasciamo nero, dai, perché comunque va in contrasto con questo. Sì. Creato con, lo puoi levare. Link, gli puoi mettere link in più, diritto d'autore, appunto, lo puoi lasciare indietro. Poi questo lo lasciamo oppure la leviamo, perché tanto non ci serve questo di qua. Elimina blocco. Abbiamo uno store di e-commerce. Questo lo lasciamo perché appunto è bello. Io vorrei vedere solamente una cosa. Mettiamo su blocchi del sito. Offerte speciali, cosa c'è? Allora fammi pensare. Mettiamo questo. Ok, andiamo indietro. Questo di qua lo leviamo. Ok. E andiamo su riordina blocchi e il saldo lo mettiamo alla fine. Ok, qui, quindi per chi arriva alla fine lo mettiamo. Dopodiché andiamo su aggiungi blocco, vediamo cosa c'è. Informazioni sull'azienda, non ci interessa. Allora, questo di qua è bello, ci sta un botto, questo pure. Sto pensando. Però allora facciamo così. Prendiamo questo. Ok, e lo mettiamo. Consegna reso, lo leviamo. Informazioni di consegna, lo leviamo. Perfetto. Il chi siamo, lo leviamo. Ok, perché non ci interessa. E poi riordiniamo il sito, riordine blocchi, informazioni, questo qual è? Info sull'azienda, lo mettiamo qui. Ok, a colori ci siamo. La nostra storia. Possiamo fare in questo modo: il saldo lo mettiamo qui. Informazioni di pagamento. Questo informazioni di pagamento in questo modo non mi piace proprio zero. Vediamo che possiamo mettere. Posizione. Informazioni di pagamento. Allora, facciamo così. Vogliamo qualcosa di semplice. La nostra storia la leviamo perché non ci interessa. No, lasciamolo così. Lasciamolo così, sì. Lasciamolo così perché appunto io non metto il copy, però se ci diamo un'occhiata ora. Prende, ha un senso. Andiamo qui. E qua tu ci puoi giocare come vuoi alla fine. L'importante è che le prime due sezioni sono sempre un header, quindi qualcosa del genere, e poi appunto i prodotti subito. Ok. Le foto le cambiamo, non ti preoccupare, cambiamo tutto. Quindi c'è l'header, prodotti, questo, sconto, la nostra storia e poi informazioni di pagamento. Tutto qua. Qua potresti metterci, potremmo metterci un'altra cosa alla fine. Andiamo su prodotti. Features product pubblica.
rimettiamo di nuovo i prodotti, ok? Mettiamo di nuovo i prodotti, andiamo su riordina blocchi, lo mettiamo tutto giù. Così le persone ritornano qua e ci sono di nuovo i prodotti, ok? Però così non è più bello. Quindi informazioni di pagamento lo leviamo. Informazioni di pagamento le voglio mettere qua, in poche parole, questa è la mia idea. Ok, quindi per levare un pochettino scritte, perché ci sono troppe scritte, non mi sembra il caso di far leggere così tanto le persone. Ok, ora va bene, secondo me. Quello che vorrei fare però è prodotti in evidenza. Acquista ora lo voglio levare, perfetto. Prezzo del prodotto, immagine del prodotto, nome del prodotto, titolo, sfondo. Vabbè, predefinito, li mettiamo. Pubblica. Ok. Se noi andiamo a vedere come strutturare, secondo me già ci siamo. Poi ovviamente tutte le migliorie possono venire dopo, però in realtà come struttura già ci siamo. E va più che bene, ok? Quello che ci interessa a noi è sempre la pagina prodotto, che ora andiamo appunto a vedere meglio. Poi, qua ci sono altre cose. Design del font e stili, per esempio. Come font c'è Inter, questo è quello. Io li vorrei mettere, non so. O Poppins, di solito si ci mette sempre Poppins. Ok, Poppins è molto bello. C'è Montserrat, pure bello, ok. Quicksand, vediamo se c'è Quicksand. Qua puoi provarli tutti, ovviamente. Ti puoi passare il tempo a provarli tutti. Mettiamo Bitter, di solito è pure bello, Bitter. Bitter è troppo... No, Bitter non è quello. Allora, facciamo così, li mettiamo Poppins. E come font li mettiamo del testo. C'è Inter per ora. Elvetica, cosa c'è Elvetica? Elvetica. Mai sa che ti dico. Noto sense. Li mettiamo noto sense. Oppure qua bisogna testarli tu. Li lasciamo Inter, perché Inter è quello ci sta. Perfetto. Pubblica. Che è più in grassetto in pratica questo di qua. I titoli. Postazioni. Dominio, appunto SEO sarebbe titolo del sito, gli puoi mettere appunto, non so, di Cristina Store, prodotti all'avanguardia, mettiamoci cose a caso comunque, prodotti, via, descrizione del sito, potresti prendere un'iscrizione a caso e metterli appunto come ti ho fatto vedere prima, immagine del sito sarebbe appunto questa di qua, puoi metterla pure, ti puoi passare il tempo a crearla. Tutto qua. Dominio SEO, design del negozio, questo è quello che abbiamo visto prima, è così, secondo me va bene. Allora, se noi, ovviamente questo di qua, prendilo come un punto di partenza, perché dobbiamo ancora levare, dobbiamo ancora mettere le foto che ci piacciono, ok? Dobbiamo cambiare questa foto. Prendilo come un punto di partenza. Ovviamente qui potresti mettergli sempre più prodotti. Qua ci sono tre prodotti. Se ci fossero tipo 12 prodotti, tipo 4 per fila, sarebbe molto più bello, ovviamente. Questa cosa è appunto da notare. Qui ora dobbiamo cambiare questa foto. Dobbiamo trovarne una bella. Dico anche come. Qua c'è il 50% di sconto. Il copy ovviamente è tutto da modificare. Però come copy lasciamoci questo, perché è la parte più... che richiede più tempo il copy, ovviamente. Qua ti faccio vedere in un'ora, poi ci vogliono altri tipo 2 giorni per scrivere il copy, ovviamente, perché c'è bisogno appunto di pensare per il copy. E qua sotto nel footer, dopo che lo farà, ti spunteranno anche tipo le pagine legali, ti spuntano in automatico, va bene? Un'altra cosa, qua c'è il catalogo, ovviamente, che è molto un catalogo classico, non c'è nulla di particolare. Informazioni della pagina. Appunto indirizza qui e poi appunto contattaci, ti indirizza tipo all'ultimo store che ora non c'è più, ovviamente. Poi quello che dobbiamo fare appunto è andare su copertina. Io vorrei cambiare una cosa prima, che non mi piace il design, lo logo del sito. Vorrei cambiare appunto qui e renderlo un pochettino più piccolo, ok, in grassetto. No, ok, lo vorrei mettere però con
Poppins. Vediamo come viene, che è un pochettino più bello. Perfetto, con il carrello. Ok. Quello che ti devo fare vedere è appunto come cambiare questa copertina, perché non ci prende niente. Il copy sarebbe questo. Ordina subito, li mettiamo, esplora il catalogo. Esplora il catalogo. No, lo voglio mettere tutto. No, niente, così lo mettiamo. Catalogo. Ok, qui li mettiamo, contattaci, sì. Quello che voglio farti vedere è appunto come prendere immagini. Vai su Pexel. Pexel, che è una piattaforma dove ci sono tantissime immagini bellissime. Foto fatte appunto da fotografi. Noi li possiamo mettere, veniamo... setup. Vediamo cosa spunta su setup. Ok, questo è bello, ci sta. Fammi rivedere quello che dobbiamo fare. Quindi qua bisogna un copy che si vede, ovviamente. C'è bisogno di qualcosa semplice, colorito possibilmente, colorato, anzi di colorito volevo dire. Proviamo questo. Questo mi ha colpito subito perché ha dei colori abbastanza particolari. Vediamo come sta. Allora, prima di tutto quanto pesa, perché devono essere sotto i 600 kilobyte, 1 mega e 2 è abbastanza pesante. Quindi ti faccio vedere come si fa. Andiamo su Canva, perdiamoci un pochettino di tempo. Con le foto si perde tempo, in poche parole. Andiamo su Canva. Ok. Allora, devo fare l'iscrizione su Canva. Un secondo, l'iscrizione, sono su incognito. Siamo qui. Andiamo su Canva. Tipo, ti spiego un pochettino su come si fa. Andiamo su crea un design. Presentazione. Prendiamo. Va lentissimo il computer purtroppo perché sto facendo mille cose o mille pagine aperte contemporaneamente. Quello che devo fare in pratica è comprimere perché è troppo pesante, è 1,29 MB, quindi dovrebbe essere la metà, 600 kilobyte. E lì vorrei mettere anche uno sfondo, un'opacità, un'opacità un pochettino più di nero, ti faccio vedere cosa intendo. Perché se no non si legge il copy, c'è poco contrasto. Vediamo se ci fa caricare, no. C'è un dinosauro, non ci fare caso ai dinosauri qui, sto facendo delle cose. Delle copertine. Perfetto. Allora, vediamo cosa spunta. 1 2. Ecco, possiamo chiudere. Che poi non so nemmeno le misure. Perché ho preso le misure standard, ma non so bene le misure di come devono essere. Dopodiché si prende un quadrato. Si fa diventare nero. Si mette tutto attorno alla foto, in questo modo. Ok. Per questo perché, se noi mettiamo il testo qui, ti faccio vedere cosa intendo, ok? Perché se no non lo sai e ti insegno un pochettino il design. Mettiamo caso io il testo bianco, ok? Gli metto il testo. Lo ingrandiamo, non si legge bene. Si legge malissimo, perché appunto, guarda, qui non si legge, c'è poco contrasto. Quindi quello che si fa, in genere, si ci mette un'opacità nera, ok? Si fa così... Si fa così. Perfetto, ce la può fare. Ok. E si cala l'opacità a 30. Super giù. Qua possiamo mettere 20. Ok. Dopodiché, appunto, se noi mettiamo di nuovo questo, ti faccio vedere. Appunto, ora si legge un pochettino meglio. E voilà, un pochettino meglio. Dobbiamo solamente aumentare un pochettino. 25, ok. In più ora la compriamo pure, quindi png compress file, quindi comprimiamo una funzionalità pro, io Canva Pro lo posso fare, se no devi andare su compress png, vai qui compress png, cerchi compress png e te lo cerchi qua, se no ti fai Canva Pro, utilissimo, download. Se noi vediamo ora quanto è l'immagine, dovrebbe essere molto meno.
e questo significa che lo store andrà molto più veloce, perché più pesanti sono le foto, più lo store va lento. 887, in realtà potremmo comprimerla ancora, però mi secca. Quindi andiamo su editor, cambio immagine, vediamo come sta. Io ho fatto un tentativo, ovviamente qua bisogna perderci tempo per le immagini e trovarne una che ci sta molto bene. Secondo me questa, in realtà, vederla di nuovo non mi piace tantissimo. Vediamo se ce la fa caricare. Io vorrei mettere la scritta, ovviamente bisogna mettere la scritta in bianco, perché col nero c'è troppo poco contrasto, ok? Questo procedimento lo puoi fare con tutte le foto affinché non trovi una foto che sta bene nello store. Ti metti qua, metti, non so, tech, setup. Ogni volta per trovare foto belle ci perdo un botto di tempo, perché appunto bisogna trovare la combinazione perfetta di contrasto, design e tutto il resto, ok? Lo stesso devi fare per le altre foto, ovviamente. Ti passi qua e ti passi il tempo. Noi vediamo appunto come fare. Andiamo su design, ovviamente. Titolo, gli mettiamo tutto bianco, ovviamente. Descrizione, la mettiamo tutta bianca, ovviamente. Un pochettino solamente qua. Io ti dico, non ci sta secondo me. Come layout ci siamo, anche perché... No, com'era? Vediamo, testiamo un pochettino di design, di layout. Così, 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 così. Noi amo questo innanzitutto. Vediamo come sta in questo modo. Ok, vediamo. Ok, non ci sta. Ok, vediamo questo. Ci sta un pochettino, però siccome mi secca cambiare tutto, lo lasciamo in questo modo. In pratica, nella foto di prima c'era il piatto, era qui, e qui tipo era tinta unica, quindi si vedeva meglio lo story, si vedeva meglio le scritte. Comunque lo lasciamo in questo modo, perché appunto mi secca cambiare tutto. Bisogna solamente testare centinaia di foto affinché non ne trovi una che sta bene sia da PC sia da mobile. Da mobile è così in questo momento. Ovviamente c'è il menu, in questo modo. Andiamo giù, i prodotti in primo piano, questo, questo, questo e questo di qua. In realtà lo store dovrebbe essere mezzo finito. Poi ovviamente qua è tutto a fare di meglio, perché appunto migliori queste immagini affinché non trovi immagini sempre più belle, anche questa ovviamente. Andiamo nel catalogo, ovviamente, esplore il catalogo, li mettiamo questo di qua, un secondo, andiamo indietro. Andiamo su... Niente, qua abbiamo finito. Quello che dobbiamo fare solamente ora noi è vedere cosa manca nella pagina prodotto. Quindi la pagina prodotto, c'è tutto, le recensioni mancano. Ok, dobbiamo mettere recensioni e poi diciamo abbiamo finito. Applicazioni, mercato delle applicazioni, target by product reviews. Ok, questo di qua. Aggiorna per scaricare l'app, ovviamente per mettere quest'app bisogna fare l'upgrade. Comunque semplicissime, tipo come tutte le app classiche di recensioni, la metti e poi gli arriva. Prima di tutto è con le foto pure, ok? Quindi si aggiorna in automatico, spunteranno qua appunto le stelline e si aggiorna in automatico con foto e scritte. Le recensioni le potranno lasciare solamente appunto i clienti esistenti. Arriva automaticamente l'email ai clienti dopo che gli arriva appunto il prodotto. La puoi mandare tu manualmente automaticamente, in modo tale che l'incentiva a lasciare l'email, a lasciare la recensione, appunto poi spunta in questo modo. Semplicissimo, devi solamente appunto installarla tu, perché non voglio fare l'upgrade, mi secca semplicemente. Ed è semplicissimo appunto farla. Manca solamente questo e poi niente. Poi non c'è più nulla, appunto, è tutto quello che serve, perché abbiamo tutto, ok? Qui in realtà nelle recensioni non c'è l'immagine, quindi non sono poi tutta questa cosa bellissima, ok? Non è l'ideale, bisogna sempre mettere le immagini, perché appunto danno un senso di professionalità in più, che appunto i clienti esistono davvero. Fallo, le immagini le puoi prendere su Alibaba, su AliExpress, fai quello che vuoi ovviamente per iniziare, però è quello che serve. Detto questo, abbiamo finito, perché non c'è più nulla da fare. Ovviamente ci sarebbero altre cose, tipo appunto le cose a pagamento, però per iniziare questo store va bene, specialmente se tu hai già tipo un'azienda, vuoi solamente testare le acque, poi puoi fare l'upgrade, puoi farti fare qualcosa di più personalizzato.
tutto è un divenire, ovviamente. Quello che appunto è importante è partire anche con poco per testare appunto le acque. Dopo che tu parti, dopo che tu appunto hai uno store anche a tempo perso, tipo che non ti costa nulla, e vai qualche vendita qui lì, hai modo di testare e capire quello che funziona e quello che non funziona. Tutto qua, ok? Quindi impostazioni abbiamo fatte, pagamenti abbiamo fatto, tutto questo abbiamo fatto, il design l'abbiamo fatto, i prodotti pure, abbiamo fatto tutto. Quindi, squadra, questo di qua è lo store finito, ok? È il tutorial di Equid, scusami, metti mi piace se ti è piaciuto il video, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, c'è il link in affiliato appunto in descrizione, se vuoi fai appunto una cortesia, un ringraziamento, anche se comunque sono commissioni minime poi alla fine, se vuoi appunto vedo quanti di voi sono interessati appunto ad Equid, hanno usato, detto questo, il mio è stato un piacere, noi ci vediamo al prossimo video, bye bye, bye.